Buongiorno, eccoci qua, La sposa liberata di Yoshua, bellissimo libro, uno dei picchi della letteratura, secondo me, di Yoshua. È un libro nel quale l'autore si cala completamente nel punto fondamentale della terra dove vive, cioè il rapporto fra gli arabi e gli ebrei. Lui è un professore di storia medio orientale ad Haifa. Ha molti studenti arabi ed ebrei, tra questi fra gli arabi c'è una ragazza che deve completare il dottorato, non porta mai la tesina e in qualche modo insomma la storia di questa ragazza si finge malata eccetera eccetera, lo porta ad andare nel villaggio dove lei abita perché lei dovrebbe tradurre e interpretare alcune poesie e racconti arabi, algerini, non può muoversi, chiede al professore di andare lì, lui ci va. E lui ci va, non soltanto fa quello che deve fare con la ragazza, ma addirittura accetta all'inizio malvolentieri, e poi insomma più liberamente, l'ospitalità della famiglia, per cui non soltanto collabora e lavora con la ragazza, ma dorme, mangia e se ne torna a casa il giorno dopo, quindi gli offrono anche da dormire nel letto. E questo è il primo dei due episodi che sono molto importanti e che spiegano questo rapporto che il nostro professore ha con il mondo arabo. Il secondo episodio, più avanti nel testo, riguarda un festival di poesia che avviene, a cui è stato invitato lui e tanti altri poeti, che avviene nei territori palestinesi, in Cisgiordania. Lui partecipa e anche qui insomma entra pienamente nel mondo arabo e reagisce con loro, oltre naturalmente ai suoi lavori, ai suoi studi, no? Qui ci dà proprio l'idea di cosa Yoshua pensa degli arabi. C'è una frase che vorrei leggervi, molto interessante, lui la scrive o la ipotizza a sua moglie che è un giudice, che in quei giorni lì è fuori Israele per motivi di lavoro. Dice, capirai, dolce giudice, che non è disprezzo o condiscendenza ciò che cogli nella mia voce quando parlo con gli arabi, così come sostieni talvolta, ma libertà, la libertà di un uomo che non prova alcun senso di superiorità, ma nemmeno ipocriti sensi di colpa. È l'intimità semplice e calorosa che uno studioso intrattiene con l'oggetto dei suoi studi e in nome della quale non rifiuta nemmeno di coricarsi in un letto stretto e avvolgersi in una coperta pelosa e sporca. E qui racconta di quando appunto gli offrono da dormire. In questa frase c'è gran parte dell'atteggiamento del professore, ma io direi anche di Yoshua nei confronti degli arabi. Un rapporto di tentativo di comprendere questo popolo, un tentativo che poi anche nelle sue interviste, negli altri libri lo capiamo, di poter raggiungere una convivenza, una pace all'interno della Palestina. Ecco, questo è secondo me il leitmotiv di un pochettino di tutto il libro. È un libro di 600 pagine ed è un libro nel quale ci si immerge completamente. Tutti noi sappiamo, i libri lunghi o stufano e si abbandonano, oppure ti permettono di entrare in un altro mondo e di vivere quello che avviene lì. No, ecco, dicevano, chi non legge vive una vita, chi legge vive tutte le vite dei protagonisti, dei romanzi e dei libri che legge. E questo è proprio il caso, un libro che si legge e ti penetra fino in fondo. E poi c'è quello che è, come dire, il motivo, forse la storia, ecco, che c'è anche qua dentro. Allora, questi genitori, questo professore e questo giudice, hanno due figli maschi, uno dei quali si è sposato 5 anni fa, 5 anni prima, e dopo nemmeno un anno si sono separati. Lei ha chiesto il divorzio e si sono divorziati. E questo non sappiamo perché, nessuno sa il perché, e soprattutto i genitori, ma il padre, lui, non sa perché, e non se ne dà pace, non se ne dà pace nel modo più assoluto, a volte anche proprio eccessivamente, insomma. Quindi chiede sempre al figlio, perché il figlio non ne vuole parlare, adesso il figlio è a Parigi a studiare per conto suo,
non vuole parlarne. Approfitta di un'occasione, cioè la morte del padre della ex sposa, per andare a porgere le condoglianze alla famiglia, vede lei e chiede anche a lei perché, lo chiede alla mamma, lo chiede al capocameriere arabo di questo posto con il quale è in confidenza, nessuno non dice niente, anzi crea quasi dei dissapori per la sua insistenza nel chiedere questo. E questo tema va avanti per tutto il libro, avanti per tutto il libro. Noi dopo a un certo punto diciamo capire perché, ma perché lo capiamo dal testo. Lui no, lui continua a essere così insistente per chiedere. E questa è la storia che in qualche modo dà il titolo al libro, La sposa liberata, e che in qualche modo insomma è la scusa, voglio dire, del testo. La scrittura, mi sono preso alcuni appunti, la scrittura è molto bella. Spesso ci sono dei periodi, delle frasi, delle intere pagine che sono scritte bellissime, in modo bellissimo. Ora, io non leggo l'ebraico, quindi l'ho letto in italiano, non saprei se è merito della traduzione o come è stato reso insomma, l'ebraico, però insomma si legge certe volte e dice, accidenti, come è scritto bene questo libro, è scritto veramente bene. Bene, io credo che questi siano, vabbè, poi naturalmente c'è la storia della coppia, tutto si svolge in una vita che non è fatta solo di arabi e del figlio così, c'è la moglie e il marito, parlano dei loro rapporti, di come vivono insieme, di come parlano fra di loro, poi ci sono tanti episodi della sorella di lei che vive in America, che vengono a trovarli un paio di volte, insomma c'è tutta la storia di questa coppia, di questa famiglia, molte delle cose che sono scritte ovviamente io non ve le racconto, non vi dico, voglio dire, come va a finire, come prosegue, però per non rovinarvi chiaramente il piacere di farsi, di penetrare in questa storia, una storia ambientata appunto interamente a Gerusalemme, ad Haifa, a Tel Aviv, in Israele e anche con piccole puntate nel territorio cisgiordano. Bene, credo di aver detto tutto, quello che sono le mie idee, e Yoshua, un'altra cosa da dire, Yoshua molto spesso quando parla degli arabi e riflette su questo aspetto, mette in bocca al professore, ai suoi colleghi, quelli che sono i suoi pensieri, e quindi è molto bello capire anche l'opinione, il pensiero di questo autore. Ecco perché è bello rileggere tutti i libri, comincio veramente a avere il gusto di rileggere in un tempo abbastanza limitato tutta la sua produzione, quindi di capire sempre di più qual è la bellezza e l'importanza di questo grandissimo, veramente grandissimo autore contemporaneo. Bene, non vi resta che augurarvi buona lettura. La sposa liberata è pubblicato da Einaudi, come quasi credo tutti i suoi libri, e buona lettura.